Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua nella mod vita da gangster. Come avete visto negli episodi di mod vita da gangster, si è avviata una guerra a Scampia, la scissione. Ora cosa è successo ragazzi? Dobbiamo intervenire noi in questa serie perché la finanza è andata lì, la guardia di finanza, perché sa che ci sono dei garage dove Franklin ha delle supercar, quindi la finanza giustamente glieli vuole sequestrare perché comunque non paga le tasse, non paga niente Franklin. Solamente ragazzi che c'è il casino totale in questo momento, vi dico che c'è la finanza, la polizia, i carabinieri a momenti devono venire e c'è l'esercito perché là veramente adesso è una zona proprio di guerra, c'è il coprifuoco, poi comunque non siamo i benvenuti. Infatti mi hanno pure detto che stanno incendiando macchine, lanciano bombe carta, molotov, veramente c'è il devasto ragazzi. Hanno chiamato l'esercito, quindi per chiamare l'esercito vuol dire che la cosa veramente è diventata proprio incontrollabile. Andiamo a vedere pure noi, vediamo quello che succede. La finanza ha chiesto supporto perché deve aprire questi garage, ma non glielo permettono perché gli lanciano le molotov, hanno incendiato perfino delle pattuglie, quindi mi lascio immaginare che la situazione là com'è. Franklin sicuramente non ci sta, ragazzi, ma ci sarà solamente le persone che abitano lì. Però è un guaio, ragazzi. Si è avviata questa guerra, tutti quanti non fanno altro che parlare nei giornali, i giornali, quindi è normale che dicono: è l'esercito, lo volete mandare qua o no? Ed è così, è stato, ragazzi. Infatti c'è l'esercito adesso. Vediamo un po' quello che succede. Credo pure che hanno transennato la strada. Lì non si può passare, quindi ahia, ragazzi, non ho parole. Mo' vediamo, può darsi che ci avviciniamo. Sentiamo pure le bombe. Perché stanno lanciando le bombe, ragazzi. Le bombe, veramente, bombe. Molotov. E non gli possono far niente, ovviamente. Vediamo se sente qualcosa. Ok, per ora ragazzi sembra tutto a posto, vedete pattuglie di qua, vigili del fuoco qua. Qua ragazzi come vedete hanno proprio barricato la strada, quindi proprio le transenne ragazzi, da qua non si passa. E come vedete ci sono due pattuglie della polizia e l'esercito addirittura, vedete già vestiti diciamo in divisa tattica che se c'è qualcosa devono intervenire, quindi è veramente un macello ragazzi, veramente. Andiamo a vedere che succede di là, sento, vedete, io sento già dei botti, sento già dei botti. Andiamo a capire, dai, andiamo a capire. Non li fanno entrare, ragazzi, non li fanno entrare, guardate qua. Proprio zona di guerra, proprio. Andiamo a vedere. Ok. Le botte le sento. Qua c'è la polizia, come sempre, trema tutto perché sono proprio bombe potenti, eh. Qua c'è la polizia, ragazzi, pronta ad intervenire. Abbiamo i fucili a pompa, però, capito, non possono fare niente. È quello il problema, capito? Non possono fare niente. Una volta messo piede qua, la situazione è quella che vedete, ragazzi. Qua c'è gente dappertutto sui balconi. E come vedete lì c'è un'auto ribaltata proprio della finanza che è già bruciata, scoppiata, ragazzi. E stanno continuamente lanciando le molotov. Qui non appena noi proviamo ad andare là. Questi qua ci lanciano comunque spazzatura, piatti, bottiglie, non si capisce niente, vedete, si sono messi là quelli a lanciare molotov, stanno incendiando tutto ragazzi, appena proviamo ad andare là, perché hanno detto, sono stati chiari, hanno detto o ben andati, non siete benvenuti, non potete andare là dentro perché sennò qua facciamo un casino. Vedete i vigili del fuoco che stanno appena spegnendo l'incendio. Mamma mia ragazzi, a momenti qua, vedete, può arrivare di tutto, bottiglie, molotov, ma che gli vuoi fare? Non li puoi sparare, capite? Quello è il problema, non li puoi sparare. Gente qua sopra, dappertutto, anche da altre parti, ragazzi, e questa è proprio la conseguenza di quello che ha fatto Franklin. Vabbè che poi Franklin non aveva fatto niente. L'hanno tradito e lui si sta vendicando, ragazzi, e quindi qua è scoppiato proprio il caos totale. Ma non so che devo fare. Vedete, qui c'è il camion dei vigili. Qua c'è la 155, credo sì, la guardia di finanza. Questa qua doveva essere una Bravo, ragazzi. Una Bravo della finanza. E niente la fa, niente, ragazzi, niente. Niente. Mo' ciò che posso fare io è farmi il giro, ragazzi, e fermare questi due re che stanno facendo casino, lanciando le molotov e poi sfondare, nel senso. Dobbiamo aprire quei 3-4 garage. Ci hanno chiesto comunque supporto la finanza che sta qua e però si cerca comunque di non aprire il fuoco perché sennò dopo è peggio, capito?
Da qua, proprio in schieramento guerra. E vabbè, vediamo un attimo di procedere allora. Procediamo. Qualcuno che viene con me, vediamo un attimo di fermare quelli e poi avanziamo. Comunque li mettiamo in una situazione che o lo fanno o vengono arrestati. Punto. Guarda là, cioè, che casino ragazzi, guarda là. Allora prendiamo un attimo la macchina, facciamo venire qualche collega. Devo fermare quei due là ragazzi, per forza. Iniziamo così. Ok ragazzi, ci portiamo loro. A me mi serve comunque solamente un passaggio là sotto, perché comunque è meglio essere scortati in questi casi, capito? Ok, quindi se loro stanno di qua, vediamo un attimo di entrare ragazzi, per forza. Devo fermare quelli che stanno facendo un casino là. Ok, aspettatemi qua. Mettetevi qua, non fate entrare nessuno. Vediamo un attimo come agire. Vediamo un attimo. Ok, mi sembra che stanno di qua questi due. Ok, dobbiamo andarci con le buone ragazzi. Che ci possiamo fare? Dobbiamo andarci con le buone qua. Quasi come ne prende il manganello ragazzi, vedete? Meglio che vi fermate ora, prima che barrestiamo, quindi posa sto manganello pure tu e posa il coltello. Posate il coltello, vi conviene, capito? Vi conviene. Oh. Stai a terra. Ora state tutti quanti giù, quindi non fate scherzi, finiamo tutta sta roba qua prima che barrestiamo. Ok. Stop. Andiamo, avanziamo ragazzi, basta, l'avranno capito che non devono... È inutile che oppongono resistenza, perché dopo li arrestiamo tutti o si fanno male, capito? Già qui là ci stavano provando coltello, manganello, ma non gli conviene. Oramai siamo entrati, punto. Ok, qua c'è la polizia, mi stavano aspettando. Ok, mo scendiamo e proseguiamo, andiamo ad aprire questi garage. Punto. Così si fa. Però non so cosa ci aspetta poi, quello è il problema. Ok, di qua. Ecco. Andiamo. Andiamo ad aprire questi garage. Facciamo sequestrare tutta la finanza. Ok. Ok, penso che hanno smesso di lanciare le bombe. Ok, stanno scappando, perfetto ragazzi, quindi avanziamo. Perfetto ragazzi, sembra che si sono calmati un po', perché ormai non avevano scelta, capito? Quindi non hanno scelta, c'è l'esercito, la polizia. Andiamo un attimo avanti qua, cerchiamo un attimo di prenderci l'attrezzo qui, possibilmente se lo troviamo, per tagliare la serratura. Ok, lo facciamo noi in attesa che poi i pompieri si liberano là, almeno per capire se ci sono veramente. Ok, andiamo ragazzi, iniziamo da queste porte qua. Ok, tagliamo e aspettiamo che si sbloccano. Ok, vai così. Rompiamo pure il gancio qua e vediamo se la così. Ok, perfetto ragazzi, quindi le supercar ci sono. E devo dire che comunque devono vedere tutti questi garage senza spazzatura vicino, che sono possibili garage dove c'è qualcosa, capito? Ok, forse questo si apre, vediamo. Ok, qua niente, però qua abbiamo visto che ci sta, ok? Vediamo qua. Uno.
e 2. Vediamo qua. Ok, la Porsche. Perfetto. Andiamo avanti. Ok, vediamoci un attimo questi. Allora, 1, 2. Ok, vediamo. Ottimo. Ferrari. Vedete tutte macchine di Franklin. Andiamo qua. Questo è l'ultimo, 1, 2. Bugatti, ragazzi, madonna mia. Colpaccio per Franklin, perché questa è la finanza che gli ha mandato il mandato, no? Quindi sta sequestrando beni di lusso che, dove comunque sicuramente sono rubati, lo sappiamo, rubati, che non sono registrati a lui, non paga niente, ragazzi, quindi è normale che gli vanno sequestrati. Vabbè, adesso io me ne vado, ragazzi, lasciamo agire loro. Mi posso questo qua, non appena i vigili qua finiscono di spegnere tutto. Qua le persone comunque si sono rimasti alcuni, ma alcuni si sono arresi, ragazzi, perché non sono della gang di Franklin questi, quindi sono gente sì del posto, però che non ha niente a che fare, sta solamente difendendo le cose di Franklin. Ma che cosa può fare, ragazzi? Non è che la polizia spaventa una molotov, una bomba. Sì, ci fanno perdere tempo, però prima o poi si passa sempre, capito? Però dobbiamo sempre aspettarci altri attacchi, perché è possibile che la prossima volta li troveremo armati. Sicuramente adesso saranno incazzati, pure Franklin farà qualcosa, sicuro. Niente, lascerò girare la finanza adesso, noi abbiamo fatto quello che potevamo. E niente, direi che con questo è tutto e noi sentiamo al prossimo video. Bello.